Signor Presidente, a nome dei membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana, che ho qui l'onore di rappresentare nella veste di decano, sono ben lieto di esprimerle i più deferenti auguri per le prossime feste natalizie e per l'inizio del nuovo anno. Questo tradizionale incontro è sempre un evento solenne che manifesta la fraternità che unisce l'Italia con i paesi e le istituzioni che rappresentiamo e della considerazione che questa nazione gode presso gli altri popoli. Quest'anno purtroppo non posso essere accompagnato dalle mie colleghe e dai miei colleghi per motivi ben noti, ma ciò non sminuisce in nessun modo lo spirito e l'intensità dei nostri sentimenti per la sua persona e per il caro popolo italiano. Inoltre, tale incontro assume un valore ancora più significativo e profondo con uno scambio di auguri che diventa, per gli scenari storici vissuti, uno sguardo fiducioso sull'anno che sta per aprirsi. Tutti noi speriamo che i mesi a venire possano offrire le risposte che l'intera umanità attende, non soltanto per quanto riguarda la pandemia, ma anche per tante altre questioni politiche e sociali che minacciano la pace e la collaborazione tra i popoli e le nazioni. In questi mesi siamo stati obbligati a riappropriarci di tutto quello che pareva acquistato da tempo e che ha sempre fatto parte del nostro vissuto quotidiano. Abbiamo dovuto confrontarci con le distanze che la pandemia ha imposto, cambiandone prospettiva e unità di misura. Sono state separazioni non volute che a volte hanno rischiato di snaturarci e, come forse in altre rare volte nella storia recente, non è stato l'uomo a volere, ma a subire. Ci siamo ritrovati vulnerabili, ma allo stesso tempo consapevoli di quella base comune di umanità che inesorabilmente ci stava sfuggendo nei tempi accelerati di un mondo che invece è stato costretto a ripensare il suo modo di vivere. E ci stiamo confrontando con quella libertà di cui lei, signor Presidente, ha affermato che rischia di indebolirsi quando si abbassa il grado di coesione, di unità tra le parti. La collaborazione tra i governi e le istituzioni, le imprese e la scienza ci lascia sperare che usciremo migliori da questa emergenza sanitaria globale. Ciò richiede responsabilità, lungimiranza e senso di solidarietà. E per dire il vero, tale situazione non ha soltanto sconvolto le nostre agende, ma anche risvegliato il meglio che esiste in noi, cioè quella carità o bontà che è servizio disinteressato per il bene di tutti. Basti pensare alle testimonianze di tanti medici, infermieri e infermiere, di quanti lavorano nei settori di prima necessità e dell'assistenza, e di coloro che hanno dedicato tempo e fatica per le fasce più deboli della popolazione. Questa generosa compassione per l'altro ci dona sicurezza per il futuro, perché, come ricorda Papa Francesco, non va perduta nessuna delle nostre opere svolte con amore. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. Evangelii Gaudium. Ed è questa forza di vita che è seme di speranza in questo momento di incertezze e una risorsa per un nuovo inizio.
Spetta quindi a noi tutti, come lei, signor Presidente, ha dichiarato nell'incontro con l'Assemblea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese il 24 ottobre scorso, avere fiducia nelle nostre capacità di affrontare questo momento cruciale con scelte e comportamenti che consentano di puntare alla ripresa della crescita, contenendo i contagi e evitando costi ancora più elevati per la società intera e ciascuno di noi. L'esempio da seguire è l'eroismo di molti e la professionalità discreta e silenziosa di migliaia di cittadini ci inspira sentimenti di gratitudine, accompagnato purtroppo anche da un vivo ricordo per quanti non ci sono più. Concludo esprimendo la mia viva convinzione che la forza rigeneratrice da sempre presente nella persona umana ci farà superare anche questa prova, come è accaduto più volte nella nostra storia, e ci permetterà di uscirne rinnovati. Grazie, signor Presidente. Buon Natale e buon nuovo anno. Eccellentissimo Decano, signor Ministro, signore e signori ambasciatori, desidero ringraziare l'eccellentissimo Decano per le sue riflessioni e per gli auguri, davvero molto graditi, che a nome di tutto il corpo diplomatico accreditato presso il Quirinale ha voluto rivolgere all'Italia e a me personalmente. Li ricambio sentitamente, eccellentissimo Decano, pregandola di estenderli all'intero corpo diplomatico, che purtroppo oggi ci può seguire soltanto da lontano, alla luce delle particolarissime condizioni che tutti stiamo vivendo. Auspico che segnali di speranza che giungono sul fronte dei vaccini ci possano presto consentire di superare le difficoltà e per tornare così a incontri in presenza diretta. Desidero con ancora maggior vicinanza in queste circostanze porgere agli Stati e ai popoli che voi rappresentate i miei auguri, i più sentiti, per le prossime festività e per l'anno che sta per iniziare. L'anno che va chiudendosi, profondamente e drammaticamente segnato dalla pandemia, impone a tutti noi riflessioni severe. La diffusione del Covid-19 ha mostrato che le sfide non sono contenibili in un singolo angolo del mondo e dunque ci riguardano tutti. Ci impongono di non chiuderci, ciascuno in se stesso, di non volgere il nostro sguardo illusoriamente altrove. Dalla prova che stiamo vivendo dolorosamente scaturisce con forza ancor più intensa l'esigenza di una collaborazione internazionale senza riserve, conseguenza diretta di un mondo sempre più interconnesso. Sfide globali devono essere fronteggiate da una governance effettivamente ed efficacemente globale. Il tema della lotta per la salute dei popoli e dell'ambiente appartengono a buon diritto a questa categoria. È ora anzitutto imperativo comune arginare tutte le conseguenze della pandemia e non soltanto sul piano sanitario, compresa la necessità di garantire l'accesso di tutti i popoli alle iniziative di immunizzazione per dovere di solidarietà e per sicurezza comune. Le diseguaglianze si sono drammaticamente acuite, le tensioni rischiano di aumentare in maniera evidente, le regole che presiedono alla pacifica convivenza appaiono troppo sovente violate. La comunità internazionale deve trovare maggior compattezza e maggiore solidarietà. Non possiamo permetterci che la volatilità divenga una componente strutturale del sistema delle relazioni internazionali.
Lo dobbiamo, tra l'altro, ai milioni di cittadini che in tutto il mondo sono stati colpiti dal Covid. Lo dobbiamo al futuro di questo nostro pianeta. Il futuro o è per tutti o non è per nessuno, come l'anno trascorso ci ha dimostrato. La diffusione e la distribuzione del vaccino e delle migliori cure che la scienza va elaborando richiedono alleanze globali, non egoismi. Esigono politiche che realizzino l'accesso equo e tempestivo ai farmaci basato sulla condivisione e non guidato da logiche di profitto. Coerentemente con questa visione, l'Italia è stata fra i principali promotori della risposta multilaterale alla pandemia, contribuendo anche finanziariamente alla COVAX Facility, che garantirà una vaccinazione di massa, inclusi i cittadini dei paesi a reddito medio e basso. La ricerca scientifica, gli straordinari progressi della tecnica permettono di continuare a guardare con ottimismo a un futuro ricco di opportunità, a beneficio di tutti, purché si coltivi comune senso di responsabilità. Eccellentissimo Decano, in primo luogo il mio pensiero non può che andare al Mediterraneo, un'area che molti popoli possono chiamare casa, un'area tuttavia che durante l'ultimo decennio è gradualmente divenuta teatro di drammatiche crisi. La condizione della Libia e le altre situazioni conflittuali, spesso anche tragicamente accantonate, producono non soltanto una dolorosa scia di lutti e tante umane sofferenze, ma sono moltiplicatrici di minacce transnazionali, di terrorismo, di radicalizzazione. Occorre intervenire sulle radici profonde che alimentano questi fenomeni. Accanto alle misure di contrasto servono azioni che vadano a incidere sulla crescita e lo sviluppo, secondo modelli inclusivi e sostenibili, a partire da investimenti adeguati nell'istruzione, nella salute, nella cultura, per i giovani. Sono sfide comuni a molte aree del mondo e per affrontarle non vi è altra scelta che infondere nuovo vigore al multilateralismo. Contro resistenze che, mascherate con il rilancio di polverose parole d'ordine nazionalistiche, sono inevitabilmente causa di tensioni, di crisi, di povertà. I rapporti internazionali possono essere fondati soltanto su condivisione della responsabilità, su trasparenza, sulla centralità della persona e sui diritti umani. È l'Italia, con i valori di libertà, democrazia e pace che caratterizzano la sua Costituzione, intende contribuirvi. Il multilateralismo, diversamente, rischierebbe di tradursi in mera tecnica negoziale, utile talvolta ad attenuare tensioni, ma non certo in grado di orientare solide scelte di valore. La Repubblica Italiana, nell'anno che sta per iniziare, ha la straordinaria occasione di svolgere un ruolo da protagonista attraverso la presidenza del G20 e la copresidenza della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP26. Tre le dimensioni chiave che l'Italia ha deciso di porre al centro del dibattito: la persona, il pianeta e la ripresa economica, people, planet, prosperity. Il proposito è di legare fra loro questi tre pilastri per superare anzitutto la drammatica condizione sanitaria che attraversa l'intero pianeta. In secondo luogo, per sanare le ferite inferte al tessuto sociale, ponendo rimedio a una crisi economica senza precedenti. Infine e soprattutto, gettare le fondamenta per il domani in cui una gestione moderna e sostenibile dell'ambiente sia al centro, se vogliamo che le prossime generazioni abbiano ancora a disposizione lo stesso pianeta, ricco di risorse e di meraviglie naturali di cui noi abbiamo potuto godere. Responsabilità non più procrastinabili in un mondo che sta mostrando tutta la sua vulnerabilità.
economico-sanitaria, alimentare, ambientale, con conseguenze drammatiche per l'essere umano, a partire dal dramma delle migrazioni di necessità. Nessun paese da solo si è dimostrato in grado di proporre risposte efficaci alle crisi. Serve un'azione decisa e coordinata, condotta da tutti i principali attori della scena internazionale, in cui l'Europa può essere qualificato attore, giovandosi della naturale complementarietà esistente fra le due sponde dell'Atlantico e di un sempre più articolato e consapevole rapporto con l'Africa. Eccellentissimo Decano, l'Unione Europea ha dimostrato nelle difficoltà rinnovato vigore, varando un'azione a largo raggio che ha coinvolto ambiti sinora a dominio esclusivo dei Paesi membri, come quello della salute pubblica. Inoltre, sul tema dei cambiamenti climatici, rispetto ai quali si stanno manifestando incoraggianti segnali di ritorno sul campo di protagonisti significativi, l'Unione Europea ha saputo nelle scorse settimane assumere un ruolo trainante, assumendo l'obiettivo di un taglio delle emissioni pari al 55% entro il 2030, puntando alla neutralità per il 2050. L'Italia ospiterà nell'ambito della presidenza della G20 il Vertice Mondiale della Salute, un'occasione unica per lanciare un messaggio di coesione, di unità, di fattiva collaborazione. Eccellentissimo Decano, signor Ministro, signore e signori ambasciatori, l'aspirazione di gran parte dell'umanità è quello di poter nel 2021 realizzare una svolta, un desiderio che i governi di tutto il mondo debbono saper accogliere, arricchendo ancor di più la rete di collaborazione internazionale. Perché nell'anno che volge al termine, alle drammatiche sofferenze patite, si è affiancata la percezione che la pandemia ha unito il destino dei popoli, ha reso ancor più espliciti i legami e gli equilibri che innervano il pianeta e l'intera umanità. L'auspicio è che il 2021 porti a maturazione ulteriore queste aspettative e questi intendimenti e che il mondo, finalmente libero dalla pandemia, sappia apprezzare sempre di più i benefici della pace, della cooperazione e del rispetto reciproco fra tutte le nazioni. Auguri.